Sport, in collaborazione con... E se poi quest'inverno fa freddo? Ma tanto freddo! E se poi scaldarci ci costa una fortuna? E se poi anche le stufe a pellet mi tradiscono? Ehi, tranquilla! Inizia l'era Citrea! Il pellet e le stufe li produciamo noi direttamente! E apri bene le orecchie! Oggi tutte le stufe Citrea sono scontate fino al 50%! Ma grazie, Citrea! Vieni a trovarci www.citrea.it. Un campo fruibile tutto l'anno, quello di San Marzano a Novi Ligure, inaugurato alla presenza del primo cittadino Vacchino Mulier, di atleti, giocatori, di rappresentanti dello sport locale ai quali è destinato. Un terreno di gioco sempre disponibile perché in erba sintetica, omologato per il campionato di promozione, realizzato dal Comune grazie alla cessione di un mutuo presso l'Istituto del Credito Sportivo, è stato collaudato dalla Lega Nazionale Dilettanti e sarà un importante tassello per chi pratica sport a Novi. L'omologazione sarà concessa dopo i lavori degli spogliatoi e dopo l'ottenimento da parte del gruppo Alpini di una parte di terreno che ha consentito, come vogliono le regole in tal senso, di realizzare un doppio accesso per atleti e spettatori, un campo utilizzabile anche per il rugby, per dare la possibilità a tutti di praticare sport, e che è solo un primo tassello di ciò che vorremmo realizzare nei prossimi mesi, così si è espresso il sindaco Rocchino Mulier, affiancato dall'assessore allo sport Stefano Gabriele. Infatti l'amministrazione comunale ha in programma interventi sulla pista di atletica dello stadio Girardengo e sulla cupola del palazzetto dello sport. San Marzano sarà disponibile anche per i disabili, per la presenza di spogliatoi adeguati. Dopo il taglio del nastro inaugurale c'è stata la benedizione da parte di Don Angelo Venarucci. Quindi il primo cittadino ha calciato il primo pallone, poi ha consegnato le chiavi al presidente del Comitato Sport in Novi, Adriano Reale. Qualche polemica per la mancata partecipazione del disability manager Bruno Ferretti, che così ha risposto alle critiche. Quando ci saranno spogliatoi accessibili anche ai disabili parteciperò. Per me quella è una distesa di erba artificiale che potrebbe essere in qualsiasi parte della città. Quando ci sarà lo spogliatoio per i disabili e sarà a norma, parteciperò. Lo sport in collaborazione con... E se poi questo inverno fa freddo? E se poi scaldarci ci costa una fortuna? Ehi, tranquilla, inizia l'era Citrea. Il pellet e le stufe li produciamo noi direttamente. Ma grazie, Citrea! In collaborazione con... Ascolta le tue emozioni. Radio City. Ascolta le tue emozioni. Radio City.